In questo video. Oddio mio, questo chi è? Oddio mio, ma è lo Slenderman. C'ho la pistola, gli sparo. Oh! Ah, è morto? Così? Oddio! Mamma mia! Mamma mia, bruttissimo. Ma non c'ha neanche gli occhi. Ma cos'è? I denti, tutti bidimensionali. Baraga! E benvenuti in questo nuovo orribile video. Come avrete visto dalla copertina, oggi cominciamo la serie su Slenderman Must Die. Ci sono veramente tanti capitoli, addirittura ho letto che ce ne sono 8 in totale. Comunque, oggi andremo a provare il primo capitolo, ovvero il Sanatorium. Ma non perdiamo altro tempo e ci vediamo direttamente nel gameplay. Buona visione! Ed eccoci qua nella schermata principale di Slenderman Must Die, capitolo 1, Sanatorium. Ora, già vedere la schermata principale puzza un po' tutto quanto. Va bene, non facciamoci domande, play. Ah, Sanatorium, perché? Potevo anche scegliere altre opzioni, boh, vediamo. Va bene. Ah, con F prendo la flashlight. Ho una pistola. Posso aprire la porta? Qua c'è una porta. Oddio, e questo chi è? Mamma mia, tutto brutto. Mamma mia, appeso al muro con un gancio. Un gancio traino, boh, va bene. Qua ci sono delle pagine, dei file Excel appesi al muro a caso. Muri tutti ammuffiti, con la mold. La muffa nera, black mold. Ma che cazzo c'è? Ah, qua ci sono dei vestiti, mamma mia. Ma guardate questa lattina, ma cos'è? Una lattina tutta schiacciata per terra. Questa è un'immagine di una lattina schiacciata, fotografata per strada, appiccicata al pavimento, sbucato così. Va bene. Ah, qua c'è del sangue. Perché non mi illumina la torcia qui? Oh, vabbè. Allora, qua c'è una porta staccata. Qualcuno qua si è incazzato e ha attaccato la porta così. Oddio mio, questo chi è? Oddio mio, ma è lo Slenderman. C'ho la pistola, gli sparo. Oh! Ah, è morto? Così? Oddio, posso portare in giro il suo cadavere. Oddio, oddio, sto danzando. È sparito nel nulla! Boh. Ah, meno male, ho trovato altri proiettili. Cioè, quindi il gioco è finito qua? Ho ucciso lo Slenderman e Bon? Che cazzo è successo? Scaricata la torcia? Ah no, si era spenta così a caso. Chi è? Oddio, un altro! Oddio! Ma poi muore così, tutto... Boh. Ah, ho collettato una page. Adesso di voglio gli danzo sul cadavere. Ma aspetta un attimo, prima è comparso tipo qua, vuol dire che c'è una pagina qui. Quello cos'è? Un panino, mi sono mangiato un panino ammuffito che ho trovato per terra. Qua c'è, boh, la merda. Guardiamo qua dentro. Oddio, un'altra pagina. Un fucile. Ah no, non è un'altra pagina, è fake. Ma questo è quello che era appeso prima al muro, che adesso è per terra, inerme. Mamma mia, ma che faccia! Mamma mia, brutto come la fame! Qua che cazzo c'è? Cos'è? Una latta di latte. Boh, bevuto il latte. Qua c'è un buco nel muro. Ci vado? Ma sì, dai. No, ci sono dei materassi. Qua dei senza tetto sono venuti a vivere. Oddio. Ma pappa... oddio, oddio, non muore? Ok, è morto. È comparsa una serie di questi uomini appesi al muro, tutti uguali. Neanche la voglia di cominciare a metterne uno diverso dall'altro. Ma neanche dico di prenderne tutti diversi. Mettili alternati, non so. Tutti uguali, spiccicati. Qua hanno fatto Ctrl C, Ctrl V sul muro con ste merde e le hanno appese al muro. Va bene, signori, che vi devo dire? Andiamo avanti. Perché non corre? Cos'è? Una pizza. Ho mangiato la pizza. Oddio, sono in piedi sui barili. Vedi cosa faccio? Me lo porto in giro. Oddio, danzo sul barile. Oddio. Oddio, oddio, non è possibile. Oddio, oddio. Il barile è tutto ribaltato da un lato che non cade. Oddio. Mamma mia. Oddio mio. Boh, ok. Questo gioco puzza un pochettino.
Dai, ma è rimasto incastrato. Boh, vabbè. Non muore. Ah, posso switchare con la pistola. Oh! Diebo, ci sono voluti 16 proiettili, uno del fucile, 13 della pistola. Accendi la luce che non vedo un cazzo. Oddio, ma quello chi è? Mamma mia. Ma è quello là dei Goonies. Bruttissimo. Questo è un foglio con una penna incollata sopra. Neanche hanno avuto voglia di mettere una penna in 3D. No, proprio così, schiaffata lì come un pezzo di merda. Beh, qua c'è una pagina per forza. No, non c'è una pagina perché non è spawnato lo Slenderman, quindi... Abbiamo capito che lo Slenderman spawna quando ci siamo vicini a una pagina. Quindi quando lo vediamo spawnare vuol dire che c'è una pagina da qualche parte. Oddio! Mamma mia! Però non è spawnato. Mamma mia! Bruttissimo! Ma non c'ha neanche gli occhi! Ma cos'è? I denti tutti bidimensionali. Vai, latte, Dio, boh, mi verrà il cagotto. Ho bevuto 12 bottiglie di latte. Le porte le posso aprire? Ah, devo trovare la key per aprire quella stanza. Dai, un altro steso per terra. Ma è lo stesso dei muri, poi. Cioè, per creare sto gioco hanno usato 3 modelli messi in croce. Oddio, spenta la torcia un'altra volta. Che due coglioni. Dai, ma che cazzo di torcia è? La torcia con le pile dei cinesi che durano 30 secondi. Non ci ha neanche messo le Duracell dentro. Vai, pigliamo i proiettili così appena arriva lo Slendir. Lo Slantir, gli spacchiamo il sedere. Gli facciamo vedere i sorci. Oddio, un altro. Non c'è un cazzo. È pieno di ste merde. Ma poi il muro non ha neanche una texture. Qua hanno messo il muro nero con quello incollato sopra. Boh, vabbè. Una merda proprio. Oh, colpi del fucile. Ehi, prendili. Ok. Cioè, ma fa il rumore del pavimento pure quando cammino sulle doghe del letto. Ho ancora latte, basta, veramente, mi verrà la caga merda. Oh, che palle, sta cazzo di luce che si spegne in continuazione. Eccolo, un altro uomo morto. Mamma mia, ma che brutta faccia. Ho così tanti colpi che potrei uccidere 37 Slenderman tutti di fila. Ma è pieno, guarda, un altro. Guarda, i colpi della pistola. Oh, le chiavi, ho trovato le chiavi. Latte. Basta il latte! Oddio. È comparso lo Slambir, quindi ci sarà una pagina da qualche parte. Guardiamo bene. No, non c'è. È comparso così, perché gli andava, senza motivo. Va bene. Ma questa è la testa che c'era gigante al muro prima, ma dai! Boh. No, aspetta, forse possiamo aprire la porta. Ah, qua c'è la streak di tutti quei pezzi di merda. Qua c'è sto schifo. Qua è comparso lo stronzo. Ah, ecco, così l'ho sbloccato. Oddio. Ma mi ha fatto danno. Ma sto morendo. Mi ha fatto danno che era distante 1 chilometro. Tutto questo per fare, cioè per pigliare una pagina. Minchia raga, hanno messo l'enigma, cazzo. Ma una chiave per aprire una porta con dentro una pagina. Cazzo che enigma, veramente complicato. Se non mi fossi impegnato così tanto non l'avrei mai risolto. Ah, sti cazzo di robi, oddio. Almeno sbuca fuori il buco. Oddio, qua non ci sono stato. Oh sì, non mi ricordo. No, non ci sono stato perché c'è un bel panino. Qua c'è un letto messo per il... Oddio. Oddio, ma è incastrato nel soffitto. Oh mamma mia. Verticalizzato proprio. Ovviamente identico a tutti gli altri. Ma tutte le macchie di sangue uguali. Tutte uguali. Tutto uguale. La sporcizia per terra è uguale. Non cambia niente. C'è una stanza, mi sembra uguale all'altra. Questi, Dio boh, tutti identici. Qua c'è un materasso appiccicato al muro. Questo vola, sta volando sto materasso, è appiccicato al muro e vola. Gli avranno messo il Patex 1000 chiodi. Vai, un panino e il latte di mucca. Ale, io dopo questa giornata nel sanatorio mi cagherò addosso. Oddio, è spawnato lo Slenderman. 6 di 8. Mamma mia, ma è lontano 1 chilometro. Sta arrivando, eh. Minchia, 3 quarti d'ora per arrivare, però alla fine ce l'ha fatta.
Oddio, finalmente hanno messo un manichino diverso dagli altri. Vedo che cazzo dovrebbe... Ah no, questa è una persona, non è un manichino. Ma non ha le braccia! È tutto trasparente, tutto ingrigato. Con sto ginocchio tutto incriccato, tutto storto. Con un poligono, Dio boh. Se gli sparo? Non succede niente, gli passano attraverso i proiettili. Dove cazzo sono quelle pagine? Mi mancano due pagine! Mi mancano due pagine! Dove cazzo sono? Dio buono, ma dai, su! Sta cazzo di torcia che si spegne in continuazione! Almeno spawnasse lo Slambir, così gli faccio il culo, Dio boh! E facciamo qualcosa di interessante! Cioè, questo qui è lo scaffale grosso rimpicciolito. Sto gioco non è che puzza, questo gioco proprio fa odore di merda pesante. Boh, non mi sembra possibile che non le trovo le altre pagine. Secondo me neanche le hanno messe. Non le hanno messe perché non c'avevano voglia. Hanno detto, boh, dai, sto gioco tanto farà cagare. Sto punto. Cazzo, almeno... Oddio! Dio, ma cosa c'hai i peli nelle gambe? Allora, qua non c'è una grande minchia. Qua non c'è una grande minchia. Qua invece che andare a destra, proseguo qua. E qua non c'è una grande minchia. Qua, anche qua, non c'è una grande minchia. Guardiamo bene. Non c'è una grande minchia. Qua, una grande minchia. Ci riguardiamo dopo bene perché torneremo indietro. Ah, eccolo. No, vabbè, ma questa... Ma che cazzo da vedere? Ah, sicuramente allora sono pagine che sono spawnate e non le ho viste. Per forza, sono pagine che sono spawnate e non le ho viste perché sono nascoste negli anfratti di sto cazzo. Sono nascoste, sono impisellate. Ma c'è sta merda. Allora, nell'altra stanza di là è comparso uno stronzo sul muro. Essendo comparso uno stronzo sul muro, immagino che da qualche parte ci sia una pagina. Guardiamo bene. No, non c'è, si spegne la torcia, si spegne la torcia, si spegne la torcia! Madonna! Ma poi, Dio buono, c'è la torcia, io sto puntando il muro e non illumina. Ma come cazzo l'avete fatto, sto Cristo di gioco? Ma neanche l'impegno ci avete messo, ci avete messo la merda! Avete preso un documento di testo, ci avete cagato sopra ed è uscito fuori questo gioco, per forza! Se no non si spiega, è una merda, fa cagare! Ma porca puttana, ma come cazzo fai? Guarda, guarda, ma cos'è sta merda? Ma cos'è sto schifo, Dio boh, ste texture che si sovrappongono? E vai, e si spegne anche la torcia, vai, non va più cazzo, madonna mia. Dai, su 8 pagine, Dio boh, ci sono 800 stanze. Cioè, ti fa venire la carogna, ti fa venire sto cazzo di gioco, la carogna ti viene. Fa incazzare, fa schifo. È putrido, putridume, madonna mia. Qua c'è... Ma guarda un po' te. E quindi? Cioè, non posso neanche cliccare! Non posso cliccare! È sparito il mouse! Boh, vabbè. Molto bene, signori, siamo riusciti a finire questo primo capitolo di Slenderman Must Die. Onestamente, il gioco, signori, puzza veramente tantissimo, ma proprio puzza di merda pesante, puzza di fogna, puzza di scarafaggio. Io spero che i prossimi capitoli siano meglio, perché questo qua veramente, cioè, è una disfatta unica. L'hanno creato 4 drogati in un centro di riabilitazione che hanno preso un computer, hanno creato un file di testo, ci hanno cacato sopra e hanno detto: bene, questo potrebbe essere un bel gioco. E poi l'hanno messo in rete. Boh, va bene. Comunque, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e commentate cosa ne pensate di questo primo capitolo. Io vi saluto e ci becchiamo al prossimo video. Adios.